Ehi là ragazzi, ciao a tutti e bentornati qua su Farming Simulator 17. Ragazzi, oggi sono da solo perché per un po' di problemi non ho potuto, diciamo, registrare con gli altri. Vediamo poi nei prossimi giorni. Comunque, a prescindere, qualcosa da fare la troviamo. Anzi, c'è di sicuro, perché se vi ricordate, negli ultimi gameplay c'era sempre, diciamo, era sempre nuvoloso. Difatti, come potete notare, adesso c'è il sole, perché ho mandato il gioco un po' avanti, perché i terreni ancora non sono neanche pronti. E vi spiego il motivo anche per la quale non sono pronti tra un attimo. Intanto riforniamo un'altra volta le serre. Allora, i terreni, ragazzi, non sono pronti perché praticamente mentre aspettavo mi sono ricordato che dobbiamo comprare, ragazzi, la pala eolica. Sì, i soldi non bastano, ma in realtà devo ancora farmi il prestito. Quindi la pala eolica la compriamo di sicuro. Poi magari se manda avanti un po' il gioco e guadagniamo 4 lire. Perfetto, pigliamo il camion perché devo decidere dove mettere questa pala eolica. Alcuni di voi mi hanno detto: Nick, mettila su dove c'erano gli alberi, perché insomma si vede meglio poi, no? Qui sopra la notiamo meglio da quassù. Quindi non è una brutta idea, e di spazio ce n'è veramente tanto. Però ho paura che poi magari non si vede tanto bene. Metti che poi da un lato, tipo come con le stazioni lì per il cibo, non so. Comunque vediamo. Ah, prima facciamo il prestito. Quindi chiediamo soldi, ahimè. Dobbiamo arrivare a 1250, quindi sotto questo tasto. Ok, va bene, abbiamo i soldi. Finalmente la pala eolica. Oggetti posizionabili. Dov'è? Ah, 1.200, pensavo che era 1.250, pensavo. Compra, meglio così. Ah, perfetto, qui sopra, voglio invece, sì sì. Olè, mamma mia quanto è bella, raga. Quanto mi fa guadagnare? 1.500 euro ogni ora. È magnifico. Ma che bello. Ma sta pietra qua, che cacchio ci fa? Parcheggiamo il camion, raga. Wow. La mia pala, la mia prima pala eolica. Prima, non so se ne comprerò altre. Vedremo. È vero che vi ho detto che vorrei un pochettino stoppare questa serie, cioè rallentare, non chiuderla. Perché vorrei un po' cambiare mappa principalmente, perché ormai questa la conosco veramente un po' troppo. Però comunque questa serie andrà avanti. Forse in futuro un po' meno video, però Farming andrà avanti a prescindere sul mio canale. Comunque questa è la pala eolica, sono 1500 euro all'ora. Adesso vale la pena mettere il gioco veloce perché, cacchio, cavolo, scusassero, mo ci guadagno. Vediamo un po', alle ore 8 dovrebbero arrivare dei soldi. Bank. Perfetto, i soldi arrivano, questa è la pala eolica, 1500 euro ogni ora, ragazzi. Qua pare che è tutto pronto, lasciamo il gioco veloce fino alle 9, così piglio un altro po' di soldi. Intanto, ragazzi, quanto è bella la pala eolica. Ok, ce l'abbiamo, vedremo poi in futuro. Perché comunque magari anche qualche altro pannello solare non mi dispiace. Ok, ore 9. Mettiamo il gioco piano. Dunque, cacchio è. Ah. E dunque, ragazzi, vediamo un po' cosa possiamo fare. Naturalmente devo fare qualcosa. Devo farla qualcosa in questo gameplay. Quindi vediamo un po'. Potrei venire qua a fare ancora paglia. Potrei fare ancora un po' di paglia. Sì, perché no? Vediamo se possiamo anche dare un po' di cibo, un po' di erba, visto che l'altra volta Mito mi ha fatto fare dell'erba. Vediamo se gliela possiamo dare. Oltretutto qui per terra di erba ce n'è anche tanta, la devo raccogliere. Però comunque se vi piace questa di erba, mangiate e bevete, ce n'è per tutti. Che sto a dire? Olè. Ok, perfetto. Benissimo. Sto macchinario mo lo parcheggiamo qua dietro per ora. O lo metto qua, vediamo. Lasciamolo qua per ora. Qui c'è il treno, poi lo riportiamo a... Oh, ok, bene. Posso continuare a vendere l'insilato. Ce n'è ancora un po', raga.
Ancora un po' di insilato e poi dovremmo fare altro insilato effettivamente. Ora che comincia a finire, quasi quasi un'altra volta il terreno 5 ci potrei fare insilato. Ancora una volta. Oh, wow, 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 wow. Ok, quindi mi pare che è pieno, no? 59.000. Chiudiamo e avviamoci. Ma dov'è che me lo pagano meglio, tanto per capire? Insilato... No! Dov'è? No, 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 no! Non vale più niente nel fienile. 572 contro 934. Ma io qua lo devo vendere. No, e che è? Lo vado a vendere là? Cioè, mi sa che non ci siamo accorti l'altra volta che il prezzo è sceso veramente tanto. Vediamo se lo posso vendere qua direttamente col camion. Spero di sì, ragazzi. Spero di... Oh, pare di sì, vediamo. No, dai, l'ho riempito per niente allora. Accidenti, va bene, dobbiamo... lo devo scaricare, lo scarico allora qui accanto, va. Ovviamente, cioè, non lo posso portare là, insomma, cioè, non vale niente. Ok, facciamo una bella montagna di insilato qui per terra. Lo devo vendere, che fa? Lo la un po' più avanti prima che si va incastrata qualche parte. Lo devo vendere qua. Non lo posso andare a vendere là. Ok. Va bene, per il momento il camion allora lo posso lasciare qua. Anzi, poi lo riporto indietro magari. Ok. Quindi facciamo che vendiamo un po' di sto insilato. Cominciamo a vendere una palata, poi magari metto un operaio, vediamo. Qualcosina la devo fare. Ok. Allora, andiamo a vendere quindi questa prima bennata. Poi vorrei mettere almeno un operaio a lavorare, un qualcosa così, perché devo cominciare a raccogliere tutto quello che c'è nei terreni. Il terreno 5 è veramente complicato. Allora, vendiamo questo e andiamo un po'... Ok, qualcosa da fare ci sta sempre. Cominciamo da qua. Poi appena becco un mezzo lo mettiamo a lavoro nei campi. Vai così. Già si ragiona un po' di più, un po' meglio. Mi sa che però non se la prendono quest'erba, perché già ci ho buttato l'altra di erba. Vabbè, vorrà dire che la tengo qui sulla pala, sulla benna. Ok. Vediamo se la prendono, ma ho i miei dubbi. Vabbè, se la prenderanno poi nel tempo. Allora, ragazzi, sì, mettiamo qualcuno a lavorare su sti terreni, dai. Mi pare proprio il caso che almeno uno che lavora qui ce lo devo mettere. Mettiamo quindi gli operai a lavorare. Perché poi io qua ci voglio... Ma mi pare che non è tutto pronto sto terreno. Mi pare non proprio tutto pronto. Vabbè, per ora questa metà basta e avanza. Cominciamo a mettere quindi gli operai, così ci sbrighiamo anche di nuovo da sti terreni, perché mi servono i soldi. Li devo restituire un po' sti soldi alla banca. Ci siamo fatti un bel prestito. Cominciamo quindi a mettere l'operaio qua. Che meglio di niente. Inizio. Questa mi pare che è pure la lama piccola. Boh. Vabbè, non importa. Dove si trova? Mi serve la bestia. Difatti qui. Come cacchio ha seminato qua? Mio Dio, l'operaio, ragazzi. Ma come diamine mi ha seminato? Cioè, sto pezzo qua gli ha fatto schifo. Questo qui non gli andava bene. Mi tocca, sì che lo devo fare. A me vedere questo scempio proprio mi pare un peccato. A me mi pare proprio un peccato. Non capisco perché ha lavorato in questo modo. Comunque, vediamo se ritrovo, ragazzi, la CR10.
perché vorrei utilizzarla in fattoria per raccogliere quell'orzo. L'orzo comunque ci torna utile. Non ne abbiamo mai, non ne facciamo mai, quindi un po' di orzo, perché no? Ok. Vediamo un po' se ora troviamo questa CR1090, raga. Devo anche portare un camion qua, perché servirà poi per scaricare quella trebbia. Allora, possiamo portare a casa, possiamo portare a casa questo trattore con questa seminatrice. Così facciamo di nuovo il pieno di semi. Laviamo questo trattore e questa seminatrice, che per ora non mi servono. E poi vediamo un po'. Intanto l'operaio ha fatto la prima striscia. Che, ti sei spaventato che t'ho suonato? Ecco come lavora l'operaio. Va bene, allora la CR10 è qua, perfetto. La devo portare in fattoria. Mi servirà poi là. Intanto qui ricarichiamo, laviamo, facciamo una bella lavata all'Amazzone, una bella lavata alle ruote. Laviamo anche la vecchia bestia. Ok. Oh yeah, fatto. Allora, dovrei fare il pieno di semi. Naturalmente però qui la questione è diversa. Devo seminare il mais se voglio fare di nuovo insilato. Quindi devo praticamente... Ma perché non raccoglie? Niente, sti semi non gli piacciono, raga. Non li prende. Ogni tanto piglia... Ah, ecco, ora va, perfetto. Ok, quindi facciamogli fare il pieno di semi, ragazzi. Portiamo la bestia. La portiamo nel terreno numero 12. E poi vediamo cos'altro abbiamo da fa. Per intanto abbiamo almeno un operaio che lavora, sì, con calma il terreno 5. Teoricamente era meglio se ci mettevo questa di bestia. Però vabbè, tanto a prescindere, questo terreno non lo finisco di sicuro neanche con due bestie, neanche con due medi trebbie, quindi... Quindi io piccolo o grande, per ora va bene anche così. Portiamo questa nel terreno numero 12, che iniziamo un po' a raccogliere il frumento, orzo mi pare che è. E poi vediamo, così nello sfondo ci godiamo anche la nuova pala eolica. La nuovissima pala eolica. Intanto questa mia trebbia ha già raggiunto quasi le 20 ore di lavoro. Allora, dobbiamo fare la paglia, quindi abilita andana paglia. Io direi che possiamo cominciare da qua. Ok. Perfetto. La paglia, ragazzi, non ci faccio le balle perché le abbiamo già fatte la volta scorsa. Questa volta facciamo direttamente il... come si chiama... La raccogliamo direttamente, la vado a vendere. Abbiamo bisogno di soldi. No, aspetta, questo frumento non è orzo. Comunque, ragazzi, praticamente iniziamo e la paglia la vendiamo, che dobbiamo fare un po' di soldi. Quindi notate la pala eolica, che in lontananza ci fa guadagnare un bel po' di soldi adesso. 1500 euro ogni ora sono un bel po' di soldini. Intanto accendiamo le luci, accendiamo lampeggianti, accendiamo tutto sulla nostra CR1090. È meglio usare questa anche se il terreno è piccolo, perché quantomeno devo fare poi meno passaggi. Insomma, non mi serve il ranghinatore, va. E quindi è più comodo. Intanto cos'è? Operaio bloccato. Già è pieno? Già quell'operaio si è riempito al 100%? Ok, diamine. Devo quindi un attimino mettere pure qua l'operaio. Devo portare
Devo portare il camion rosso nel terreno 5. Ma come cacchio ho raccolto qua, perché è tutto storto? È tutto abbastanza storto. Quindi vediamo di posizionarci per benino adesso e andiamo a prendere il camion. Quindi dirigiamoci subito nel terreno 5, pigliamo direttamente la scorciatoia, chiudiamo qua dietro se riesco. Se riuscivo a chiudere sto portellone non era una brutta cosa, penso forse si... ah ecco, dopo un po' si chiude da solo. Perfetto, poi dovevo anche scaricare il concime liquido, ho lasciato qua. C'è tanto da fare, raga, veramente tanto da fare in poco tempo. Tanto da fare in poco tempo, intanto speriamo che non si blocca l'altro operaio. Una striscia e mezza e già questo è pieno. Ok. Comincia a scaricare, bello de zio, che io intanto vado a controllare la situazione. Perché praticamente potrei anche cominciare qua a raccogliere, ma perché no? Cioè ci mettiamo naturalmente l'operaio, però penso che due o tre operai me li posso gestire. Due o tre operai ancora ce la possiamo anche fare. Mettiamo quindi l'operaio anche qua, così il terreno 28 è in fase di lavorazione. Poi, sì, no, meglio che qua non lo metto, perché sennò non riesco a gestire tutte queste cose. Poi diventa un po' troppo complicato, meglio non esagerare. Ok ragazzi, allora, andiamo a prendere il cassone, quello per caricare la paglia. Così andiamo a risolvere questo problemino. Aspetta, il cassone della paglia dovrebbe essere qua, perfetto. E già la CR 1090 si è pure bloccata. Oh mamma mia, sta dietro a tutti sti operai. Se non è mai una cosa semplice. Comunque speriamo che possa agganciare sto cassone. Oh, meno male, va. Posso agganciarlo. Avevo paura che con sta bestia non riuscivo a far niente. Tanto poi alla fine con sta bestia non riesco ad entrare per vendere nel fienile. Non ci entra di sicuro. Ok, allora, eccoci arrivati in fattoria. Andiamo un attimo a prendere il camion blu, così iniziamo a scaricare. Iniziamo a scaricare la CR 1090, che come potete notare si è fermata perché è piena. Quindi andiamo da lei e togliamoci quest'altro pensiero. Dai, carica un po'. Ok, la paglia ci attende. Cominciamo quindi a raccoglierla. Cominciamo ovviamente dall'inizio. Ok. E inizia la raccolta della paglia, se mi riesce. Ok, devo rimuovere il camion perché dà fastidio alla CR 1090. Magari se lo spostava da solo non è che era una brutta idea. È rimasta bloccata, eh? Che sta combinando? È una bella domanda. Boh. Ok, spostiamo sto camion, raga, perché non sto a capire che fa quella trebbia. Sì, scala le montagne. È stato fatto per sto motivo la mia trebbia. Ok. Oh, però bene o male mi pare che comunque. Forse pensava che c'era un ostacolo e stavo cercando di evitarlo. Forse è per quello. Ok, mi raccomando, collega, lavora. Perfetto, raga. Continuiamo quindi con la paglia, che non è una cosa brutta. C'ha un buon valore, quindi ci facciamo 2 lire, ragazzi, naturalmente.
Oh, perfetto. Com'è gli altri operai? Vediamo un po'. Terreno 9? Come terreno 9? Il terreno 9 qual è? 50... Ah, 59, sì, sì. Chiaro, terreno 9. Toddy, ma quale cacchio è il terreno 9? Pensavo di aver messo l'operaio nel terreno 5, però siccome abbiamo unito il 5 col 9, lui dice, beh, stai lavorando al momento il terreno 9. Collega! Non rispondi? Ah, non mi ricambi il saluto, ah? Olè, raga, abbiamo una montagna di paglia da vendere. Perfetto, 50.000 litri di paglia. Avviamoci per il punto di vendita. C'è veramente tanto, tanta paglia qui da poter vendere. Questo non è più un terreno da coltivare, quindi ci passo sopra come cavolo mi pare e piace. Oh, mo qui viene il bello, eh. Non posso entrare col mezzo, quindi facciamo questo tipo di manovra. Ok, dovrebbe andare bene. Vendiamo. Boh, quanto abbiamo fatto? Circa 2.000 euro? Circa 3.000? Buono, buono. 4.000, 5.000 circa, dai. Beh, non è male. Circa, credo, 5.000 euro da questo... da questo primi 50.000 litri di paglia. E ancora c'è tanta paglia da raccogliere, naturalmente. Intanto si è bloccato di nuovo l'operaio. Quindi vediamo di trovare un'altra volta il camion, quello rosso. Eccolo qua. È una gran scocciatura però, eh? Una scocciatura. Pochissimo è il tempo che mi dà. Anche al terreno 28 pare che c'è qualche problema. Per quanto riguarda il terreno 28, magari trovo in giro un cassone. Per ora utilizziamo un cassone. O se no, ma perché non lo compro un cassone? Cioè, ma che me ne faccio di sti cosi piccoli? Tanto vale che ne compro un altro buono, ma... devo fare il pezzente qua con sti cassoni. Ma fammene comprare uno, va. Ma veramente, cioè, ma ormai che i soldi ci stanno nel bene o nel male. Io penso che un cassone, uno decente può essere... questo no perché è troppo alto. Proviamo con questo. Speriamo. Mi pare che non è troppo alto, no? Dovrebbe andar bene. Ok, è inutile che ci vado ogni volta con sti cassoni piccolini. Oppure che proprio i cassoni non mi bastano più, ne ho troppo pochi. Quindi a comprare un paio di cassoni e metterli in giro è la meglio cosa. Intanto difatti nel terreno 28 si è bloccato l'operaio. Quindi vediamo di avviarci. Vediamo di andare a scaricare sto poveretto che ci sta aspettando. Ok. Un'altra trebbia. Ah, la CR 1090 è di nuovo piena. Incredibile. Eh sì, quando uno è solo se la fa sempre con gli operai a scaricarli. No, mi pare che forse la CR... la CR 10 è proprio bloccata, non sta lavorando. Boh. Ah, forse sta facendo inversione. Oh, poi vediamo. Oh, perfetto. Bene, andiamo a prendere il camion. Ok. Questo spiega un po' di cose. Comunque, dai. Niente male. Finalmente abbiamo la pala eolica. Abbiamo anche un cassone nuovo. Così finalmente un cassone in più fa sempre comodo. Ok ragazzi, quindi per ora mi fermo qua. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre ragazzi, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Ci becchiamo presto ragazzi. Ciao, alla prossima.